Consigliere, quale sviluppo è auspicabile per le aree interne, soprattutto dopo il sisma? Ma qui si sta oggi celebrando una grande iniziativa. Credo che questo convegno oggi possa servire, o anzi deve servire, perché altrimenti sono sempre le stesse cose che ci si parla addosso, ci si parlano sopra. Io credo che l'università, nella loro autonomia rispetto anche al problema politico di questo territorio, di questa regione, possono e debbono svolgere un grande ruolo, perché le università rispondono al territorio, rispondono alla popolazione e devono rispondere a tutta la popolazione. Perciò credo che da questi convegni debba uscire, e io probabilmente più tardi lo dirò, delle proposte da parte del mondo accademico, dell'università, che possa far risorgere questi territori, perché con le attuali leggi questo territorio non, o questi territori non risorgono. Occorrono provvedimenti di chi stravolgono l'attuale contesto, cioè dei provvedimenti che possono essere adottati dopo una catastrofe nazionale, dopo un momento particolare. Qui siamo alla terza guerra mondiale, purtroppo ci sono territori, comunità che sono state rase al suolo, e a queste comunità rase al suolo devono essere fatti dei provvedimenti ultradecennali che durano nel tempo, perché la famiglia che oggi è sfollata lungo la costa deve convincere i propri figli a ritornare qua, perché c'è un vantaggio in questo territorio. Non solo sottoscrivere la carta di Fonte Avellana per il secondo ventennio, perché chiedo al Partito Democratico, che non può essere una contraddizione di se stesso, non può andare a Fonte Avellana e rivalutare i territori del nostro entroterra, della nostra meravigliose Marche, e poi qui non bussare, come dico io, con i piedi al governo centrale per farsi fare delle leggi, dei provvedimenti eccezionali.